Claudia, il lavoro di tanti anni è andato in fumo in poche ore. In poche ore, sì, in poco tempo. È stata una cosa terrificante, una furia della natura. Qui ci sono signori di una certa età che dicono veramente incendi, ne abbiamo visti tanti come questo mai. E niente, siamo salvi per miracolo, tanta gente di Puglia è salva per miracolo. Molti danni, non solo qua nella zona, nel PIP, insomma, piano insediamenti produttivi, ma in tutto il paese, vabbè, le campagne, ormai si sa, è andato tutto in malora. Che cosa producevate qui? No, noi non produciamo, noi commercializziamo, siamo una ditta che distribuisce bevande alcoliche e non bar, ristoranti, pizzerie, questo è il nostro lavoro. E ora? E ora ricominciamo, ci stiamo così momentaneamente sistemando in un deposito a Scano, gentilmente offerto da un cliente amico, e niente, stiamo già cercando di ricominciare. E poi si ricostruirà sicuramente qua, sì, lo rifaremo, non così, più bello, più grande, no, più grande no, forse non si può. E niente, noi abbiamo tre figli, abbiamo altri 8 dipendenti, quindi bisogna continuare e riprovarci. Avete avuto grande solidarietà dopo questo episodio? Tantissima, veramente sembrano frasi fatte, ma è vero, una solidarietà commovente da... da tutta la Sardegna e anche oltre. Sì, tanta, veramente tanta. C'è chi ha perso come voi il lavoro di una vita. Sì, noi abbiamo perso, vabbè, sì, si vede, è piuttosto evidente. Qui per esempio ci sono i frantoi che apparentemente non hanno subito alcun danno, le strutture eccetera, ma non essendoci quasi più neanche un albero d'olivo in tutto il Montiferru, anche per loro il danno è enorme. E comunque tutta la comunità, perché si sa, lavoro crea lavoro, e invece ora cioè, ci sarà poco, però i puglieritani sono tutti pronti a ricominciare.